Sono Enrica Marini del Corriere Adriatico. Allora, Piacere. intanzitutto ben arrivato, se arriva Grazie. un giocatore con la tua esperienza. E abbiamo visto che, insomma, sei arrivato da 2 giorni, ma in campo non l'hai dimostrato, cioè hai dimostrato che è come se stessi qua da sempre. Grazie per le parole. Sì, ovviamente ho fatto tante presenze in Italia, lo so, il calcio, come è qua, soprattutto Serie B. Quindi lo sapevo dove arrivo, lo sapevo pure il calcio di mister, ho giocato contro le sue squadre tante volte, quindi lo so che tipo di calcio piace giocare. Lo so ovviamente i nomi dei calciatori, anche se non conoscevo personalmente tanti, quindi non è stato molto difficile, così veloce, soprattutto perché ho trovato un gruppo di uomini veri, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Poi ovviamente, soprattutto all'inizio, in riscaldamento ancora chiedevo nomi di qualcuno e se lo sai com'è, però è vita di calciatore ogni tanto così e sono abbastanza abituato, quindi mi sono spostato spesso in mia carriera pure, quindi non era un problema. Ti ha facilitato il compito, insomma, avere a fianco, no, un giocatore come Eric, e del valore di Eric Botteghin. Sì, ho giocato contro lui tante volte pure in Italia e sempre quando ho giocato già contro lui che ora con lui ho avuto grande rispetto per lui, sia come uomo che un calciatore. Ora ovviamente lo conosco meglio come un uomo pure, e come un calciatore ha fatto grande carriera, anche se non sono giovanissimo più, manco io lo posso imparare tanto da lui, già come uomo che come un calciatore, quindi ce l'ho grande rispetto a lui e ovviamente mi aiuta tanto. Nel primo tempo, che hai pensato nel primo tempo e che hai pensato nel secondo tempo? stessa cosa, fare punti perché quella conta soprattutto in Italia. Sì, ovviamente abbiamo subito 2 gol, abbastanza fastidioso è stato, diciamo così, però sono stato in questa situazione in mia carriera tante volte che quando gira contro un po', diciamo così, però mi sono sempre rialzato dopo le difficoltà e le squadre dove sono stato pure. Penso che posso pure portare dentro squadra un po' di positività, un po' di fiducia, diciamo così. Oggi abbiamo veramente dimostrato che ce l'abbiamo. Non avevo dubbi, però soprattutto non ci sono tante gruppe che dopo 2-0 primo tempo si rialzano così e abbiamo rischiato di pure vincere. Quindi sono molto contento. Ovviamente un po' stanchezza il secondo tempo, non ho fatto tante 90 minuti nell'ultimo periodo della mia carriera, però ci sono, dai. Grazie mille.